Ecco la trama del libro e della serie TV. Dexter ed Emma trascorrono la notte insieme dopo la laurea all'Università di Edimburgo, nel 1988. Parlano di come saranno una volta che avranno 40 anni. Sebbene non siano completamente coinvolti sentimentalmente, questo è l'inizio della loro amicizia. Il romanzo visita le loro vite e la loro relazione ogni 15 luglio per i 20 anni successivi, ogni capitolo è dedicato a un anno. Emma vuole migliorare il mondo e inizia a scrivere e recitare in commedie, che rimangono senza successo, mentre Dexter viaggia per il mondo, bevendo e frequentando donne. Alla fine, entrambi si trasferiscono a Londra, dove Emma diventa una cameriera a Kentish Town, in un ristorante Tex-Mex, mentre Dexter diventa un presentatore televisivo di successo. Sebbene ci siano vari tentativi da entrambe le parti di iniziare una relazione, le coincidenze impediscono a Emma e Dexter di stare insieme, e sebbene abbiano relazioni con altre persone, rimangono migliori amici, ognuno desiderando segretamente l'altro. Si avvicinano a causa di una vacanza insieme e della morte della madre di Dexter. Emma rompe con il suo ragazzo, Ian, dopo aver realizzato che stava cercando di crearsi una vita con qualcuno che non ama. In questo periodo riesce a trovare lavoro come insegnante, dopo vari anni di lotte, nonostante abbia una doppia laurea. Dexter, nel frattempo, sviluppa un problema con l'alcol e la droga e osserva la sua carriera crollare. L'amicizia tra Emma e Dexter diventa sempre più difficile dopo che Emma è costantemente ferita da Dexter, che cerca di nascondere i suoi sentimenti per lei, sia a lei che a se stesso. Alla fine, dopo essere stata trattata sgarbatamente da Dexter in un ristorante, Emma rompe l'amicizia. Al matrimonio dell'ex coinquilina di Emma, i due si incontrano di nuovo. Emma ammette che rivuole Dexter. In questo frangente, ha appena concluso una relazione con il preside della scuola in cui insegna, e Dexter si è innamorato di un'altra donna, Sylvie, che è incinta. In questo incontro, Dexter invita Emma al suo matrimonio. Emma cerca di superare i suoi problemi e inizia a scrivere, mentre Dexter è disoccupato e sopraffatto dal suo ruolo di padre dopo il divorzio da Sylvie, che aveva una relazione. Emma parte per Parigi nella speranza di scrivere un sequel del suo primo romanzo per bambini, che è stato un successo. Quando Dexter va a trovarla a Parigi, scopre che lei ha incontrato qualcuno, e lui per la prima volta ammette i suoi sentimenti per lei. Dopo aver parlato della loro relazione, Emma sceglie Dexter. Emma e Dexter iniziano a uscire insieme, sono felici insieme e si sposano, ma Emma vuole un figlio. La coppia si ritrova frustrata dai tentativi falliti di avere un figlio. Dexter, tuttavia, riesce ad aprire un deli caffè e si ritrova sulla via del ritorno al successo. Nell'anniversario del giorno in cui si sono conosciuti dopo la laurea e del giorno in cui si sono messi insieme, Emma e Dexter hanno un appuntamento per vedere una casa. Durante il tragitto, Emma ha un incidente in bicicletta e muore. Dopo la sua morte, Dexter si ritrova disperato. Ricomincia a bere e provoca risse nei bar. È confortato dalla sua ex moglie Sylvie, suo padre e sua figlia. 3 anni dopo la morte di Emma, Dexter si reca con sua figlia a Edimburgo, dove lui ed Emma si sono incontrati, e insieme scalano la stessa collina che lui ed Emma hanno scalato 19 anni prima. Il libro si conclude con un ricordo vivido e persistente di quello che è successo dopo quel giorno insieme di 20 anni prima, il loro bacio d'addio dopo la serata, la promessa di restare in contatto e l'arrivederci. Se vi siete innamorati del romanzo di David Nichols, 2009, o del film diretto da Lon Scherfig con Anne Hathaway e Jim Sturgess, allora non potrete perdervi la versione serie di One Day, su Netflix dall'8 febbraio, che in 14 episodi da 20 minuti ciascuno racconterà la storia d'amore decennale tra Emma e Dexter, qui brillantemente interpretati da Ambika Mod e Leo Woodall. Anche in questo caso, forse, è stato il destino. Valerio Mieli scrisse 10 inverni nel 2008, e ne diresse la trasposizione cinematografica nel 2009, proprio nell'anno del romanzo di David Nichols. Lo scrittore definì il suo libro una storia d'amore, ma anche un romanzo sull'amicizia e sulla famiglia, sulla nostalgia e sui rimpianti,
sul modo in cui i sogni e le speranze non si avverano mai del tutto, perlomeno non come ci aspettavamo. C'è una nota dolce amara in questa storia. L'autore voleva scrivere un romanzo all'antica che mostrasse gli alti e bassi di una relazione nel corso di un ampio arco temporale. Nichols ha impiegato 2 anni a scrivere questo libro, interponendo una pausa creativa di 6 mesi tra la prima e la seconda parte del libro. «Ero impegnato a scrivere altre cose contemporaneamente», spiegò l'autore. Inoltre, il romanzo ha richiesto un notevole lavoro di pianificazione anticipata, era una specie di puzzle. Si trattava di seminare una serie di elementi in un determinato anno della storia destinati a diventare punti di svolta della trama negli anni successivi. Dovevo progettare cosa sarebbe successo il 15 luglio di molti anni. Tradotto in 31 lingue, un record raramente raggiunto oggi da un libro, One Day è arrivato al primo posto nella classifica dei libri più venduti nel Regno Unito, in Italia e Svezia, al secondo posto in Germania e al terzo in Russia. Pur specificando che non fosse autobiografico, David Nichols affermò che con il suo romanzo voleva ricreare la sensazione di intimità che si prova sfogliando un album di foto, comunicando le emozioni che suscita ogni istantanea. In questa storia, l'istantanea è un particolare giorno dell'anno, il 15 luglio. Siamo più o meno gli stessi a 23 e a 43 anni, eppure così diversi. Il romanzo, osservò l'autore, è piaciuto a persone sia più giovani che più vecchie di me. I lettori si sono identificati nella vicenda, e questa è stata una grande sorpresa e una grande gioia per me, perché il romanzo, e la storia, sono piuttosto personali. Eppure alcuni lettori mi hanno scritto, anche io ho il mio Dexter, e il libro me lo ha fatto ritrovare, oppure, anche io ho la mia Emma, e l'ho sposata. Penso che questa storia sia piaciuta al pubblico perché da un pezzo non si pubblicavano romanzi con una vicenda che si sviluppa in un lungo arco di tempo. One Day, perché ci fa riflettere? Se conoscete già la storia, conoscerete già il finale, di cui qui non scriveremo. Possiamo solo prepararvi dicendovi che serviranno un bel po' di fazzoletti per le lacrime. Ma anche se sapete già come andranno le cose, rivivere One Day in questa riuscita forma seriale vi farà comunque riflettere e ripensare alle scelte che avete fatto in passato, in una sorta di torturante sliding doors che vi provocherà una morsa al cuore, ma allo stesso tempo vi farà innamorare ancora una volta. Portando indietro le lancette del tempo, facendovi tornare quei ragazzi ancora attanagliati dai dubbi esistenziali. Un'incertezza, quella della vita, che trova luce e chiarezza solo attraverso una cosa, l'amore. Eccoci qua. Abbiamo visto una breve anteprima. Potete vedere tutti i video nel canale YouTube della doppiatrice e creatrice Giulia Segreti. Lei è una doppiatrice e attrice. La sua voce fa provare forti emozioni. Lei è italiana. Nei suoi video puoi anche attivare tutti i sottotitoli. Abbiamo parlato anche con Giulia. Lei usa la propria voce in modo innovativo e particolare, ed è popolare sul web. È vero, non hai avuto un buon esempio, ma hai imparato a mie spese che dagli errori si impara e si diventa persone migliori. Lei apre 10 anni fa il suo canale YouTube e inizia a caricare audioletture di libri moderni e la collaborazione con la voce maschile barone Mark Kehl. Realizza anche audioletture su commissione per scrittori emergenti italiani. Giulia e Barone sono una coppia anche nella vita reale. Senza di lui la maggior parte del lavoro non era possibile. Beh, ci siamo conosciuti attraverso la grande passione per il doppiaggio e per le letture. Giulia stava cercando una voce maschile per il suo progetto e una volta sentita la voce di Barone, ha scoperto che vivevano nella stessa regione. Hanno doppiato entrambi qualche film importante e qualche film per la TV. Hanno partecipato a vari famosi programmi televisivi italiani. Giulia è un'artista Spotify. Realizza con la sua voce cover recitate in italiano. Trovate anche questi video nel suo canale YouTube. Lei è una scrittrice. I suoi libri, per il momento, sono destinati ad un pubblico di bambini con protagonista il suo cane, Pongo. Ha scritto anche una biografia e per il futuro si sta organizzando per la stesura di romanzi per adulti. Giulia ha recitato in teatro in vari spettacoli e fiere per alcuni anni. È fantastica e le piace stuzzicare con la sua voce.
Io, insieme a voi, ho una lunga strada da percorrere. Mamma, levati dalle mie fottute spalle! E mentre percorriamo insieme questa strada, altre persone si uniranno.